Bentornati nel canale delle Burneo, siamo sul secondo account. Infatti vedete Friends e Burne 25, 430 di valutazione per i punti settimanali. Siamo a mercoledì e glieli devo fare. Faccio i punti per il mio amico. Vediamo se troviamo qualcuno. È l'una. Volevo giocare adesso perché poi non ho più tempo per giocare, non ho neanche voglia di giocare, di verità. Però vorrei. No, trova altro. Due tacche non lo voglio. Vorrei riuscire a portarlo. Non tanto la valutazione, almeno che rimanga in divisione 6. O in divisione 5, non so. Mi pare che forse in divisione 5. Poi guardiamo, non mi ricordo in che divisione sono. È sempre lo stesso. Tanto me lo dà di nuovo perché non ci sarà nessun altro che gioca. Visto? Procediamo con sto 386. Dice connessione, dice due tacche per la valutazione cortesia 3A. Due punti settimanali. Merito 1. Vediamo le statistiche sue. 40.8 partite 400. Guardate le mie statistiche. Partite 15, 46,7% di vittorie, 7 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte. Ah, ma non ho guardato la divisione che sono. Aspetta un attimo. Sono in divisione 5. Ah, sì. Vabbè, vediamo come gioca lui, gioca praticamente uguale, quindi marcature non le metto. Mi ha dato Ramos giù, però Varane così. Mettiamo Meret che è la freccia su. Però farei così, perché Varane fa di là, esatto. Davanti lascerei così in panchina, Muriqi su, Ronaldo sta bene, di Zinchenko e Alisson, vabbè, giochiamo così. Capitano. Se muoio, punizione lunga, lui va bene, corta, Pjanic, diria che va bene. Fa la punizione Bruno, non è. A sinistra, no, metterei Modric, a destra metterei sempre Modric. Rigorista, mettiamo Pjanic, giocatore in attacco. Mettiamo Matip, Aubameyang e Matuidi. Ok. Che squadra? Donnarumma, Van Dijk, David Luiz, Scolaro, Florenzi, Pogba, Pjanic, Wijnaldum, Coutinho, Ronaldo, Aubameyang. Abbiamo parecchi giocatori simili, bisogna vedere quali il server farà giocare meglio. Perché a volte ho notato che se hai gli stessi giocatori dell'avversario, a seconda di chi, boh, non so, decide lui, Il penso sole a pace seconda del nel triplice livello proverbio. che tu Adesso li hai non so allenati, se noi giocano siamo meglio andati dei bene, tuoi. Oppure ma di i tuoi certo fanno oggi schifo pomeriggio e i il suoi sole giocano decide di bene. regalarci un po' del suo calore. Vabbè. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926. Cristiano Ronaldo! Arnold. C'è la palla lunga in avanti. Bruno Fernandes. Matip. Aubameyang. Buona la conclusione. Bel tiro, tenuto basso, cosa che mette quasi sempre in difficoltà il portiere. Si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. C'è un attento alla e Meret chiude la porta. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Bruno Aubameyang si salvano con la traversa. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Davvero nessun problema per il portiere. Era troppo lontano per poter impensierire seriamente.
bel tiro, il quale peraltro 4-1, 4-2, partita. Si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui iniziamo. Allora, però i miei giocano troppo largo. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Prima metà di gioco piacevole. Entrambe le squadre hanno dato il massimo, come dimostrano le statistiche. Gli spettatori neutrali si staranno sicuramente divertendo, gli allenatori probabilmente un po' meno, saranno contenti della grinta e della mentalità mostrate finora, ma non della qualità delle conclusioni. Gol da distanze anche maggiori. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Belotti! Gli nega la gioia del gol, che parata! Direi che il portiere è stato in... E l'arbitro dice che... 0-0, partiamo, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? È stata una partita combattuta. Vabbè, partita combattuta, dicono. 6-4-9-3, sì, rimane. Lo tirate più mi, però. Beh no, adesso proviamo a trovare, recupero resistenza, vediamo chi che abbiamo stanco e ne fermo un'altra. Tanto vado a fargli, vado a vincere che ne una al manco. Almeno una, non so chi sia, era Modric. Beh, 190 che ne va. Ok, proviamo a giocare un'altra velocemente. Partita speciale anche. Un 4-36, siamo là. Però lui che cos'è? Accademia 3, siamo guai. Praga 3 dei punti io. Va bene. Gioca col 4-3-3 lui. Perché va bene così. Poi però io qui 1 e 2, 3 lo farei. 1, 2 e 3 lo farei così. Pjanic sta bene là. Modric. Modric, ma perché sia un po' più alto però. Così. Ok, vediamo come stanno. Anzi, pareva il trequartista Mars. Mettiamo Isco. Zinchenko se apro mettiamo e Varane su. Varane mettiamo al posto di Matteo. No, siamo così. Ok, capitano Modric può fare il capitano. No, Pjanic neanche. Vabbè, ma ti manco che manco. Ramos se capitano. Punizione lunga lui, corta, vero, spalla punizione, mettiamo Hazard, sinistra Modric, a destra Isco, rigorista, mettiamo Hazard, giocatori in attacco, mettiamo Varane, Aubameyang e Hazard, dai, così non caviamo via al centrocampo, vediamo com'è lui. 41.4, una vittoria in più della sconfitta, non è male. Ah no, ho messo la marcatura alla punta, vabbè, a me. Dovevo mettere la marcatura di
cosa di Varane sulla sua punta. Vabbè, lo mettiamo al secondo tempo. Vediamo come va il primo. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera. Vittoria. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Isco! Peccato, Isco ci ha provato, ma era scoordinato. Passa ora per la testa. Errori come questi lasciano. Christian Eriksen. Kanté. Modric. Virgil van Dijk. Prova a giocarla in profondità. Passaggio profondo per Aubameyang. Pjanic. Aubameyang. Alisson dice di no. Che parata! Cioè, passarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. A sinistra con il passaggio. Scatta verso il pallone. Ecco il tiro! Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. Ha fatto il suo tiro, gli hanno fatto fare il suo primo tiro in porta. Ah, ma sei angolo, pensavo che c'è angolo. E hanno conquistato un altro calcio d'angolo. Recupera palla con un ottimo intervento. Aubameyang sul pallone. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Prova a tirare. E c'è il gol dell'Anderlecht. Eccolo qua, Isco. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Punteggio di 1-0 al referto. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. C'è qui cercherà il tiro. Ho fatto quella finta. Che cosa ha segnato Matuidi, Fiori? Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Guarda che bello. Track, finta e Matuidi. Il punteggio è quindi di 2-0. Neymar! Comincia dal portiere. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Isco e Matuidello. Gli avversari con un 1-2 letale. Sentenza. Adesso dobbiamo stare attenti, dobbiamo mettersi più difensivi. E allungare subito dopo. Ecco, appena detto. Il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Si riprende con il secondo tempo. Oh, incredibile, roba tua, l'ho messa in fascia e mi ha sentito a vodo. Arriva il cross di Modric. Guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Kane. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Pjanic. Matuidi. Fallo. Sergio Ramos. Ora segno. E c'è il 3-0 ragazzi, scusate ma mi era finito il video. Siamo 3-0 che segna Casard. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. E sventa un'azione rischiosa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova la giocata di Fino. Cristiano Ronaldo la mette in area. Calcio di punizione per la Juventus.
Calcio di punizione per la Juventus, capisci? Boh. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Massimo il contropiede, tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Lancia il compagno nello spazio. Se ne va. Chance per tirare. Che netto. Guarda, metteva in mezzo della gol. Hanno sfruttato benissimo il VAR. Ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Palla in avanti verso il compagno. Scatta verso il pallone. Hazard. Alisson dice di no. Kanté. Cristiano Ronaldo. E passa. Palla intercettata. Lungo passaggio in avanti. La gioca all'indice. Alisson dice di no. Il portiere dice di no. Fastidiosetto se no, eh. Perché siamo verso l'ottantesimo. Lo voglio da fare di cambi. Il fermo. Allora, Bumaya mettiamo Ronaldo. Dopo Alaba mettiamo al posto di Zinchenko. E invece di Matuidi non posso mettere nessuno. Allora no, fermo così. Qua no. Mettiamo Zinchenko. No, aspetta. Mettiamo Alaba al posto del mare. Vai a porco. Alaba al posto del Matuidi. Esatto. La Juventus ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è... Occhio al tiro. Ah, io l'ha fatto fare il gol alla fine. Ho visto la difesa. Sempre io a saffare. Cerca spazio. Riceve il passaggio. Si fa largo con grande determinazione. Ecco il c'è il colpo di testa. Ottimo tentativo. Ciao. Oh, così gli ultimi minuti. Chissà come mai io ricorre sempre tre volte i tui. Gli spacca la porta, roba di sto genere. Che schifo. Recuperano il possesso del pallone. Ciao, 3-1, va a casa. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno lottato dal primo all'ultimo minuto e hanno conquistato una grande vittoria. Hanno sempre mantenuto la giusta concentrazione. Ora sì che possono godersi questo trionfo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Otto punti, c'è sedicesimo. 10.000, ah, perché era speciale anche. È vero, era speciale. E niente, dai, vabbè, abbiamo fatto un pareggio, una vittoria. Continuerò stasera, perché non ho più voglia adesso. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto, ciao ciao.